più Old Wild West Udine c'è e batte un colpo in casa contro Ravenna, centrando la quinta vittoria consecutiva tra le mura amiche. Il fattore Carnera si fa sentire ancora una volta in un compito facile solo sulla carta, perché in questo rush finale del campionato giocare contro le squadre che devono salvarsi è un'impresa non così semplice. Per info chiedere a Pistoia e alla Fortitudo Bologna, la prima caduta in casa di Chiusi e la seconda sconfitta platealmente al Paladozza dalla Staff Mantova. Pur senza americani, ancora entrambi ai box, Udine non ha sofferto e si è appoggiata sulle belle prestazioni di Gaspardo e Monaldi, supportati bene da tutta la squadra, anche dal giovanissimo Fantoma. Perimetralmente i bianconeri hanno giocato molto bene, si sono sporcati le mani in difesa, oltre a collezionare un dato positivo segnalato dai 17 assist di squadra. Dai lunghi è venuto meno un po' di apporto, considerata anche l'assenza di Cousin fuori per una tendinite, situazione che porta a fare ragionamenti anche in termini di ultima mossa di mercato con l'americano di Treviso, Derek Cook, che piace e che in caso di arrivo in Friuli andrebbe a ridisegnare la squadra per la post-season, anche se molto dipenderà dalle sorti dei trevigiani in A1. Intanto si è riaperta la possibilità di arrivare al girone giallo, dopo la seconda sconfitta di fila di 100. Serve un sorpasso però, perché la Tramec è avanti negli scontri diretti e il lumicino della speranza è ancora acceso. Sarà molto delicato in questo senso il derby casalingo contro Cividale, mentre prima c'è da pensare alla trasferta di Chieti, fanalino di coda. Le Aquile invece avranno 2 settimane per prepararsi all'appuntamento del 5 marzo, visto il rinvio della gara casalinga contro Rimini per la convocazione di Lucio Redivo con la nazionale argentina per le qualificazioni mondiali. Il nuovo arrivo ha fatto subito la differenza a Ferrara, insieme anche al classe 2003 Furin, capace di giocare un match da 15 di valutazione all'esordio da titolare. Pillastrini ha vinto la fatidica partita che ha portato la Web a 24 punti, soglia considerata quella salvezza. Una vittoria in rimonta, perentoria, contratti di partita giocati da grande squadra, con i gialloblu che hanno fatto sfogare Ferrara prima di prendere le redini del match e non lasciarle più. Nessuna rimonta stavolta, il girone blu della fase orologio ancora più vicino. Non è da escludere che al Carnera ci siano proprio punti in palio per questa seconda fase del campionato, a rendere il quadro ancora più ricco e interessante, con il pubblico della PU pronto a riempire tutto l'impianto per non smettere di credere nel sogno del terzo posto, sempre 100 permettendo. Weekend in cui si riparte di slancio per entrambe le formazioni che a breve saranno una di fronte all'altra. Ne resterà soltanto una? No, probabilmente ci sarà spazio per entrambe, vediamo dove, vediamo in che collocazione. Il servizio di Stefano Giovanpietro, che apre anche al mercato, è il collante ideale alla puntata di questa sera. Avete visto qualche cartello, avete visto i molti messaggi per chi ha appena finito di soffiare sulle candeline dei suoi 72 anni. Ben trovato Michele Antonutti. Beh, 72, ma... portati bene però. Portati benissimo, benissimo. 72 anni la regia aveva inquadrato Roberto. Michele Antonutti, 37 anni, ben arrivato capitano. Ben arrivato e tanti, tanti, tanti auguri. Conservati così a lungo, scherzi a parte. Ben arrivato. E viene sempre quando c'è capitano, è curiosissimo questa cosa, il presidente della Dersa, l'APU femminile, Leonardo Di Biase, ciao, ben arrivato. Bene, buonasera a tutti, scusate, io porto male i miei 46 anni, quindi... No, ma prima quando Michele out of the record diceva ho 37 anni, poi praticamente, scuso Stefano, è largamente il più giovane in studio, quindi voglio dire, noi, vabbè, che vogliamo dire, che vogliamo dire? Siamo lì. Siamo lì, però, insomma, voglio dire. Guarda, stanno inquadrando adesso Roberto Premier in maniera abbastanza noi infelice. Buonasera. Quanti ne hai? Finito l'effetto della bronzatura. Io sono vicinissimo ai 72. Bene, cioè, molto vicino. Però li porti benissimo. Stefano Giovanpietro. Eh sì, eccoci qua, Max. Insomma, gli argomenti li abbiamo messi sul tavolo. Possiamo cominciare tranquillamente ad approfondirli con chi ci dà il via alla trasmissione, come di consueto, come da tradizione. Pietro Colnago. Ciao Pietro, ben trovato. Ciao Stefano, ciao a tutti, buonasera. Sì, sì. Partiamo da 2 vittorie importantissime per quanto riguarda la classifica, perché fanno morale, fanno soprattutto punti in vista di quello che è una formula, secondo me, deleteria e non vale nemmeno la pena per parlarne, perché è qualcosa che io probabilmente sono al di sotto del livello di guardia da quanto riguarda il concetto di intelligenza e non la capisco. Però parliamo della partita. Una partita che si è decisa nel terzo quarto, una partita che si è decisa senza gli americani e senza Cousin, una partita che si è decisa con Gentile che ha segnato 9 punti tirando Maluccio, un paio di 8 rimbalzi e 4 assist,
con un Gasparna che ha fatto l'americano in una situazione in cui tatticamente, poi Michele poi ve la spiegherà, la squadra ha cambiato un po' la maniera di giocare, perché io vedendola ho visto molti più palloni che arrivavano vicino all'area con un pick and roll con la sponda e la palla che arrivava dentro invece che il tiro da tre punti, e che questo probabilmente ha messo in ordine i fattori per quanto riguarda il risultato. Cividale invece è stata brava perché dopo il 21-13 del primo tempo ha messo insieme un 10-25 nel terzo, e inutile dire che Redivo è uno della banda di quelli che insieme a Delfino saranno i giocatori che vesteranno la maglia bianco-celeste dell'Argentina, e quindi si è subito presentato per quello che era, cioè un realizzatore che dà ritmo e che dà anche agli altri compagni tanta fiducia. Infatti la fiducia l'ha presa Dell'Agnello, che ha segnato 13 punti e poi sono 9 rimbalzi, e l'ha presa anche Rota, che tirando meno, perché ha tirato penso tra 2-3 una decina di tiri, segnando con percentuali basse, è stato quello che ha capito meglio come giocare senza e con Redivo. Quindi è una bella notizia questa per Cividale, è una bellissima notizia anche per Udine arrivare lì e fischiare ancora nel girone giallo, però la differenza secondo me l'ha fatta la squadra con Monaldi, che finalmente l'abbiamo visto in una situazione di offensive power, quindi questo è un'altra bella notizia per i coach. Ovviamente l'abbiamo vista la classifica al volo, spieghiamo da casa, girone blu, girone giallo, Udine è lì, ha riaperto la situazione che sembrava disperatamente chiusa, è difficile perché mancano 4 partite, bisogna fare 6 punti in più di 100, diciamo, cioè, quindi vincerle praticamente tutte e poi sperare che 100 ne perda. Loro devono fermarsi, sì, esatto. Indubbiamente, per arrivargli davanti. La matematica non ti condanna, però. Allora, partiamo con la prima grafica. Abbiamo preso Agatha Christie, l'abbiamo mutuata per i nostri usi e consumi, 5 piccoli indiani, erano 10, sono 5 perché senza 2 stranieri, senza Cousin, avete fatto secondo me un partitone sgarfando, per dirla alla Del Neri, come diceva giustamente prima Pietro, anche giocando diversamente. Sì. Partiamo dal presupposto che 5 piccoli, Gasparda 2007, Pellegrino... No, piccoli indiani, perché i piccoli indiani semplicemente si chiamava così il romanzo. Sì, no, però perché pensando che noi, essendo anche cambiando senza lunghi, senza altezze, siamo una squadra che ha un corpo importante per questa categoria, stiamo lavorando tanto sulla circolazione di palla, stiamo lavorando tanto su non tirare al primo pick and roll, stiamo lavorando tanto su ribaltare almeno una volta al lato per muovere la difesa. Ecco. Questi sono i lavori che stiamo provando a fare. Non è facile perché noi siamo ripartiti in un altro sistema, e quindi come se fossimo stati una preparazione, un precampionato, quindi stiamo correndo, non è facile, abbiamo tanto da migliorare, però insomma domenica non è stata una partita facile, perché no, abbiamo visto che anche contro le ultime cadono le grandi, quindi dobbiamo essere contenti e procedere su questa direzione. Sì, questo è un campionato, soprattutto il vostro girone, qui veramente Chieti e Mantova con cui ha perso la Fortitudo, qualcosa significa tutto questo. Robby, io ti domando, agganciandoci a quello che diceva adesso Michele, ripartire da capo è la seconda volta che lo sentiamo da un giocatore, ce l'ha detto Monaldi praticamente, lo stesso tipo di stiamo ripartendo, stiamo rifacendo tutto. Non è semplicissimo in questa fase della stagione. Ma è normale che loro stiano ripartendo, perché più o meno a metà campionato hanno cambiato l'allenatore e ha cambiato 2 giocatori, potremmo dire 2 giocatori da quintetto base, certo, perciò certo. Capito? Non è, anche se l'allenatore che c'è era, chiamiamolo, un filo o un figliol prodigo di Bonicioli, ma comunque lui ha sempre le sue idee cestistiche, che un po' sicuramente non del tutto al 100%, ma io penso al 70%, discosteranno magari anche da Bonicioli. Perciò lui si è ritrovato a dover impostare quasi una nuova squadra con 2 nuovi giocatori, 2 giocatori importanti,
con anche, mettiamo, le assenze degli stranieri, e perciò, come ho detto la scorsa settimana, loro stanno in questo momento stanno perfettamente interpretando le partite nella maniera giusta, perfetta. Devono ricostruire tutto, ma soprattutto devono ricostruire il gioco di squadra. E quello che ha detto adesso Michele è importante, che credo l'allenatore gli abbia detto: non dobbiamo fossilizzarci su un lato del campo, dobbiamo far circolare la palla. Prima di trovare l'uomo libero, almeno, penso, almeno quattro giocatori devono toccare la palla, perché solo così siamo sicuramente pericolosi. Meno prevedibili. Esatto, meno prevedibili, e creiamo problemi alla difesa, alla difesa degli avversari. Perciò questo credo che sia cosa. Certo, devono ripartire. Forse magari li aiuterà un po' anche, da quello che ho capito, questa specie di fase orologio, che magari gli presenta delle partite senza pericolo di dover perdere tante posizioni in classifica o nel cioè di rimanere lì più o meno. Ecco. Fondamentalmente sì, dipende da quello che ho capito io, sì, magari sì, mi sbaglio, però. Perciò potrebbero essere partite che aiutano la squadra a crescere ulteriormente. Come le considerazioni sul super bonus, sono valide tutte in questo, esatto. In questo poi, momento. Poi sappiamo benissimo, quando si arriva ai playoff, dai playoff siamo tutti 0-0. E di sorprese nei playoff, da quando esistono, in tutte le categorie ne abbiamo viste a bizzeffe. Prima di dare la parola a Stefano, io saluto Manlio Ermacora, che è dietro le telecamere, addirittura si è presentato con la maglia numero 9 del capitano, presidente dell'Up Fast Club, fighissimo. E chiedo al presidente invece delle ragazze: come state? Ma allora, diciamo che stiamo bene, con diversi acciacchi fisici che ovviamente in queste settimane si sono palesati e si sono visti poi di fatto in campo. Però diciamo che io, più che da presidente, da buon padre, dato che mi stanno anche sentendo, ho detto che mi avrebbero sentito, sono molto arrabbiato con loro. Perfetto. Perché tutti gli sportivi ovviamente devono necessariamente giocare a volte sul fastidio, sul dolore, su determinate situazioni, e noi come società facciamo di tutto perché la loro condizione sia quella la migliore. Però poi io devo ritornare a rivedere la miglior difesa del campionato, e su questo io non transigo, non c'è una questione poi all'atto pratico di condizione fisica. Poi sembra quasi il leitmotiv di stasera, cioè di nuovo la coralità. Non c'è nessunissima crisi, non c'è nessunissimo problema. No, anzi, noi siamo entusiasti di queste ragazze, di quello che stiamo realizzando. Probabilmente devono ritrovare loro quella coralità, quella grinta che ci ha contraddistinto all'inizio, e adesso avremo le settimane quelle toste, quelle vere, tra Coppa Italia, perché la Coppa Italia, ma anche fra due, dopo la Coppa Italia il derby, cioè abbiamo comunque delle partite dove dovremo ritornare necessariamente a correre. Il bonus te lo sei giocato a Bolzano, no? Si diceva prima, quindi la mamma trasferta mia, bonus. A Bolzano, io dato che io in trasferta sono l'autista, cioè a Bolzano è stata proprio veramente una gita. Ma lo spec era buono? Lo spec me l'hanno lasciato, ma poi se lo sono pappate loro. Vabbè, niente, una trasferta in Fausta. E quindi sotto questo aspetto così è andata. Nemmeno quello. Partiamo con un po' di analisi, partirei con un focus proprio sulla partita di Michele Antonutti, perché comunque poi alla fine rimane sempre una certezza granitica di questa squadra nei momenti in cui si viaggia, nei momenti difficili, nei momenti in cui gli è stato chiesto un sacrificio. Nella partita contro Ravenna, la sua gara personale al 37° compleanno è iniziata nel secondo quarto. Vediamo un po' di cose che abbiamo visto molto positive della partita di Michele Antonutti. Questa è sicuramente una delle principali, un canestro in un momento della partita molto delicato, quello che è un po' anche un suo cavallo di battaglia, che appunto dopo tanti anni di carriera comunque ancora funziona. Perché? Perché è molto bravo nella finta, nel far capire che sta per arrivare un end-off, e invece quando capisce che la difesa va a leggere proprio questo end-off per Nobile, si butta dentro. Questa azione molto molto positiva, perché oltre al canestro arriva il fallo ed è un vantaggio per Udine.
Poi c'è anche la grinta, la caparbietà, qui abbiamo visto un'azione un po' confusa, se vogliamo, di Udine, va a sporcare il rimbalzo, cade a terra, poi la palla in qualche modo gli torna, e qui tutta la lucidità comunque di giocare questa palla da terra e avere anche la freddezza di servire un assist, perché poi alla fine, alla luce dei fatti, quello è, per fallo e due tiri liberi di Esposito. Senza fare passi, niente, bravo. Per tirarmi solo poi ci è voluto mezz'ora. Poi l'ha tirato su, col carro a trecce. È arrivato il soccorso alpino. Però è arrivato alla statistica a fare rimbalzo e assist. Dicevamo, no, questa la vediamo dopo. Prima vediamo altre cose del capitano, dov'era? Eccolo qua. Questa mi piaceva far vedere, anche perché quando c'è bisogno di andare in battaglia ci si affida sempre al capitano, che qui va al cambio, o meglio è Ravenna che accetta il cambio con Antonutti che rimane con Giordano, diversa stazza, Giordano prova a seguirlo e qui va a prendere posizione profonda, lotta, cerca di andare in post basso, fa un po' ammattire il piccolo di Ravenna che alla fine deve spendere il fallo, sempre in una situazione molto delicata. E poi abbiamo la bellezza di questa transizione di Udine con lo scarico no look, qui ovviamente siamo molto più in fiducia, siamo sul più 10, e Gentile che ha la capacità di vedere libero nell'angolo dove può far più male Michele Antonutti, che spara la tripla con la classica posa del cigno, fa 3 punti ed è un canestro molto importante che fa capire la circolazione, anche come diceva prima, ribaltamenti, lato debole, e chiudo con un canestro che non è di Michele, però che fa capire, perché lo abbiamo analizzato la volta scorsa, Munaldi, quando da casa gli chiedevano perché rallenti così a volte un po' troppo l'azione, presto detto, qui è un contropiede in cui puoi andare tranquillamente a canestro e chiuderla, puoi andare 3 contro 2, invece Munaldi ha la sapienza di fermarsi, perché se tu ti fermi riesci a leggere la difesa, qui viene tagliato fuori un giocatore, si diventa 3 contro 1 e arriva un canestro facile facile, anche 3 contro 2, anche con una bella circolazione di palla, quindi oltre a segnare semplicemente 2 punti in transizione fai anche capire alla squadra avversaria che insomma ci vuole una difesa fortissima per fermare dei giocatori di quel livello. Comunque, due cose Michele, uno, la classe non ha età, tu sei un giocatore di classe cristallina, seconda cosa, a me fa molto piacere rivedere in campo Vittorio Nobile sempre più vicino ai suoi standard, e guarda caso torna Vittorio Nobile e l'Apu in difesa e morde un po' di più, non perché è un caro ragazzo come lo sei tu, è quello che dice il campo. Beh, come dico sempre quando entra, siamo assieme, gli dico adesso è il momento della Furlan Power, ecco. Quindi noi siamo così, sappiamo, lui gli ho fatto anche tanti complimenti, 200 presenze con Udine, sempre con grande umiltà, non ha mai sgomitato, ha sempre accettato i suoi ruoli, lui rappresenta la friulanità in questo senso, cioè lui sa essere al suo posto, quando deve parlare parla, se no capisce il suo momento, e questi sono quei giocatori che magari non si vedono nelle copertine, ma se mancano si accorgono. È assolutamente questo il ragionamento. Il discorso della coralità è il discorso di fare quella mezza cosa che non si vede, no? Ma in uno spogliatoio femminile vigono le regole di quello maschile, o a livello di comunicazione l'allenatore si deve porre diversamente? Cioè le reazioni sono uguali? Devi stare più attento? No, cambia? Proprio gli spogliatoi sono completamente diversi, perché in uno spogliatoio femminile prevale molto il concetto della sensibilità, della psicologia, bisogna lavorare molto attentamente su ogni piccolo particolare, perché le femmine sotto questo aspetto, le donne sotto questo aspetto, riescono a darti tanto, ma anche riescono a togliere tanto a quello che è poi l'attività cestistica. Poi dopo è diverso anche il rapporto all'interno tra le stesse ragazze o i ragazzi, cioè i ragazzi ci si mandano praticamente a fancuore facilmente, con le ragazze invece ci si manda più a fancuore, fantastico, e più facilmente che con le ragazze. Poi però le ragazze hanno una capacità che indubitabilmente è fortissima, quando vogliono qualcosa non c'è nessun maschietto che possa tenere, no, certo, sotto questo aspetto non ce la fa, lo fanno, e, per esempio
Loro hanno la partita che hanno giocato con Castelnuovo Scrivia, come anche tanto per dire il derby, che le sentivano partite molto importanti, non rulli compressori, nessuno, rulli compressori e questo, sotto questo aspetto è molto, per un allenatore che non ha mai fatto femminile deve fare un po' di gavetta, anche se può avere tutto il pedigree della terra, non riesce ad entrare in uno spogliatoio, cioè, Roberto e incidere Benier, con le stesse dinamiche. Che ti sta guardando e ti è molto vicino perché lui è alla casa popolata da donne. No, ma io dire, quindi... non lo vediamo, quindi. Io ho avuto un'avventura di 3 mesi come vice allenatore a Vicenza nella Serie A femminile e ho scoperto veramente un mondo... veramente da un lato fantastico ma anche da un altro lato molto complicato, terribile e complicato. Immagino che poi le donne sono tremende, perché non so, gli dici fai palleggio, resto e tiro così, poi dopo passa anche 2 mesi e dici ma perché hai fatto così, ma tu 2 mesi fa mi hai detto che devi fare. E io l'ho guardato e ho detto, ma come 2 mesi fa? Non mi ricordo neanche. Sì, così. Sono precise. Da quel lato sono tremende. Noi siamo diversi. Non ti perdonano. Però, tanto di cappello, perché voglio dire la precisione, la ripetitività. Io le ammiro queste cose, però chiaro, ti rendo conto che... Però da un lato sono schematiche. In allenamento schematiche, di una diligenza. Teutoniche, certo. Cioè, proprio, tu dici fai questo per mezz'ora e loro fanno quello per mezz'ora. Ragazzi, è giusto. Mentre nei maschi dici fai questo per mezz'ora, dopo 5 minuti c'è quello che dopo 30 secondi. Sì, immagino. Hanno inquadrato bene il spogliatoio. Ma no, vabbè. Non a caso. Il peggior spogliatoio comunque è quello dei maschi che si comportano da femmine. Quello è peggio proprio. Benissimo. Lardo che ha fatto adesso è un'avventura anche importante con la nazionale. Ha fatto bene entrambi. E come no? Vai Pietro. Michi, io prima avevo detto quando ho cercato di analizzare la partita che avete cambiato l'asse del vostro gioco pensando di giocare molto più vicino al canestro rispetto che sul perimetro. Difatti giocate molto spesso, e ho visto la partita, il pick and roll con l'angolo libero, quindi significa che voi giocate andate dalla parte del lato forte e poi lì ci sono due persone, cioè tre persone, una con la palla, due senza, e c'è la scelta, il famoso change the pick, no? Sì. E quindi da quel punto di vista lì voi avete cambiato totalmente la maniera di giocare. Quello con in mano la palla può scegliere di prendere un blocco e andare sulla linea di fondo, e quindi c'è il taglio, il passaggio, o prendere il blocco sul centro e ricominciare ancora tutto da capo e andare dall'altra parte per un tiro da 3 punti. È arrivato il tiro da 3 punti tuo, è arrivato un canestro da sotto del lungo, di Bonari. Il primo ribaltamento, avendo, come dicevi tu, le soluzioni, con un tipo di fisicità come la nostra, hai già il post basso di Alessandro Gentile dall'altra parte, faccio un esempio, o di Mattia Palumbo dall'altra parte. Perché? Perché possiamo sfruttare questa grande statura. Magari se abbiamo un po' meno tiro da fuori, però abbiamo un gioco interno maggiorato. E se non c'è quella seconda soluzione, torni al centro e questo pick and roll finale dal centro viene chiamata tecnicamente Malaga Action, cioè l'azione di Malaga, perché ha una storicità, e quindi vai a giocare un secondo pick and roll negli ultimi 8 secondi per non tenere l'uno contro uno la palla stanzata, ma sull'ultimo pick and roll ancora in movimento. Quindi diamo una seconda opzione sul ribaltamento col post basso, che Alessandro Gentile è un maestro, o Mattia Palumbo, o il Brisco che rientrerà, cioè tutti i giocatori che hanno grande capacità. E se no, vai a chiudere col pick and roll centrale del 5 per riaprire di nuovo, chiusa difesa, riapri, che è la famosa spugna, che è quella che dovrebbe in teoria poi togliere un po' di sicurezza alla difesa. Mettendo il lungo sulla linea dei 3 punti per aspettare il pop per il tiro dal lato opposto. Certo, soprattutto quando giochi piccolo, perché con Ethan Esposito è un falso 5, quindi... Che sa punire anche dall'arco, certo, assolutamente sì. A proposito, poi noi finiremo anche parlando un po' di mercato, come da copertina di Stefano Giovanpietro. Apriamo una parentesi su Cividale, che dici? Sì, o volevi farlo dopo? No, va benissimo, io faccio quello che mi chiedi. Tu dici quello che lavatrice. Devo fare, io lo faccio. Esatto, uguale. Detto ciò, andiamo con la grafica di Cividale. In grafica abbiamo riassunto
la partita di Cividale, Don't Cry for Me Argentina, perché ci sta, l'abbiamo detto, è il protagonista assoluto di questa partita. Si vanta ovviamente. No, mi guardano male e dico no, no, non è stato lui, non è che mi vanto, mi prendo le responsabilità. Le responsabilità. 18 punti, migliore in campo, chiaramente redivo. A me piace sottolineare, e parto da questo, nei video che abbiamo selezionato della partita di Cividale, questo esordio di Furin, classe 2003, era in prestito a Monfalcone, richiamato, è cresciuto molto, qui il suo primo canestro con rimbalzo offensivo, farà 8 punti, 11 rimbalzi, 15 di valutazione, complimenti a lui che sta lavorando bene, però dicevamo redivo, è Cividale che l'ha vinta anche con la qualità dei suoi interpreti, qui tutta l'interpretazione di redivo, pick and pop per Miani che poi rifiuta il tiro e va con un appoggio semplice in un momento delicato della partita, altro pick per Redivo che questa volta va col jumper nonostante il tentativo disperato del difensore, canestro che sembra facile ma poi non lo è, Redivo e poi tiro da tre fuori ritmo con Jerković che cerca di togliergli la visuale, lui 29-18, la mette, esatto, una bomba incredibile. E poi qui va a sfruttare bene i movimenti per il classico taglio in uscita a Ricciolo, il tiro di catch and shoot ovviamente non sbaglia, è un giocatore che chiaramente fa valere tutta la sua esperienza internazionale, ripetiamo, andrà in nazionale argentina, non proprio l'ultima arrivata. E ha parlato prima Pietro di un dell'agnello ritrovato anche con l'avvento di Redivo, qui lo vediamo andare con lo stagger a liberare Pepper e poi con molta precisione si va a liberare in angolo sfruttando il movimento di Dalton Pepper, tiro da due che segna con ottima pulizia, sì, ovviamente non solo il suo floterino come lo chiamano, con cui è riuscito addirittura a segnare anche da tre contro Forlì, poi movimenti dentro il pitturato sempre con maggiore convinzione, maggiore fiducia, penetra e scarica per Mouà, altro giocatore che va un po' a sprazzi, a Ferrara era in sprazzo positivo assolutamente, qui anche gli restituisce il favore Aristide Mouà con dell'agnello che va ancora con il suo tiro molto molto efficace, ancora Redivo che qui anche in un momento delicato del match la chiude così con una tripla da quasi 8 metri senza nessun problema e poi sottolinea un'azione in cui è sempre una delle forze di Cividale, la conoscenza, il giocare insieme, lo sviluppare anche quelle che sono il capirsi senza precisamente uno schema, qui Cassese, Miani, Rota che sono tre colonne della Cividale della promozione che praticamente già sanno dove devono andare, c'è Redivo che infatti si trova quasi sui binari di Rota come a dire che devo fare, questo non è uno schema ma è proprio tre giocatori che dialogano, parlano la stessa lingua, stanno sempre insieme e alla fine in campo si vede. Michi, ti chiedo una cosa su Miani, altro giocatore friulano, mio concittadino. Si può dire che è il giocatore, uno dei giocatori simbolo, se non il giocatore simbolo di quello che si può fare con volontà, spirito di sacrificio, crescita continua anche in A2. Giocatore pazzesco, un fattore. Certo, sì, ma penso che sia uno dei migliori difensori in questo momento della Lega 2, anche perché lui sta giocando spesso da 5, sì, con afficità, lui è un 4 puro, quindi anche la capacità di sacrificarsi anche contro di noi, che aveva giocato contro due torri veramente di grande livello, lottare, aveva preso un rimbalzo fondamentale verso la fine. No, è un giocatore che seguo tanto, perché l'avevo seguito anche ai tempi di Montegranaro, che era ancora giovane, non era ancora esploso, ma naturalmente il Pilla, che conosco molto bene, fa fiorire veramente i talenti in una maniera incredibile, quindi... Sì, perché si parla sempre di Rota, no? Però che Rota magari ti toglie, cioè, prende tutta la scena, però... No, quando tu fai un campionato così importante sono tutti che stanno facendo quello che gli viene richiesto fare, quindi quando la macchina funziona, come prima Stefano ha detto, si conoscono a meraviglia, io so cosa vuol dire quando ti conosci a meraviglia, cioè... Basta, sai già che se sei bucato uno ti coprirà, sai già che se tu sei libero ti arriverà la palla e questo è fondamentale. Certo. E in una situazione così perfetta inserisci un giocatore come Redivo, che io ci ho giocato contro in A1, quindi fortissimo. Anche lì giocava, pensiamo che un giocatore che non arriva neanche a 1,90, non è una fisicità incredibile, ma ha un senso del canestro incredibile. Questo ti ricordi che secondo me ti ho detto, sì, questo non esce più.
A mio avviso... Sì, un messaggio chiaro alla condizione di Clark, che anche non è l'ultimo arrivato, no, chiaro che però... l'essere stato fermo dalla promozione di Scafati alla chiamata di Cividale lo ha evidentemente un po' arrugginito. Sì. Chiaro che si lascia la porta aperta, però Redivo, se gioca a questi ritmi, forse anche un po' di meno, non lo togli mai. Però sembra tra l'altro funzionalissimo. È molto più funzionale. Che secondo me toglie molte responsabilità a Rota. Esatto. Per esempio la partita di Nardò, in cui perdi all'overtime, Rota fa 30 punti, ma alla fine ti lasciano, però la perdi. Lasciano tirare solo Rota e il resto la perdi. Invece se hai anche Redivo è diverso. Volete dire qualcosa o tacere per sempre su questo argomento? Qualsiasi cosa dici può essere usata contro di te. Ha perfettamente ragione Stefano. Beh, perfetto. Grazie per, grazie per il contributo. Si ringraziano tutti gli astanti. Ma no, direi che Cividale sta facendo un ottimo campionato per essere neopromossa. Si sta comportando nel migliore dei modi. Ha avuto certo qualche piccolo infortunio, no, ma è tutto normale, insomma. Ecco, io credo che Cividale stia facendo... è un esordiente, è una squadra nuova, ha avuto un po' di problemi con gli stranieri, ha avuto degli infortuni di partite perse causa il tabellone, causa la tabella, ma comunque per me sta facendo un ottimo e un grandissimo campionato e si sta dimostrando anche una grande squadra. Insomma. Press, curioso, accostando a voi, loro hanno avuto per due volte di fila, dopo una grande vittoria, un passaggio a vuoto di più partite, e sempre giocando insieme, ritornando a quelli che erano, i concetti base sono tornati a essere quelli che sono. Beh, ma qui c'è un elemento che secondo me accomuna. Noi abbiamo un allenatore che si chiama Massimo Riga, che è straordinario. Bravissimo. E che tutti in questo momento ci stanno invidiando, ma anche proprio in A1. E devo dire che Cividale ha la grandissima fortuna di avere Pilastrini, che è un allenatore straordinario sotto questo aspetto, perché valorizza i giovani, e poi costruisce delle squadre che riescono a giocare una bella pallacanestro. Giocano benissimo, giocano, è veramente bella da vedere. Ci sono due allenatori molto molto interessanti. Io auguro sinceramente, perché ovviamente comunque sono di parte, auguro a Finetti di poter prelevare il meglio dagli allenatori che in questo momento ci sono a Udine o comunque nelle vicinanze, perché c'è sempre necessità dell'umiltà di imparare. Assolutamente sì. Facci lei adesso, no, perché no, poi bene. Andiamo sul mercato. Volevo solo sottolineare, chiudendo il discorso Cividale, concordo molto anche la capacità di far fiorire i giovani, che Miani ancora lo è, ma anche la scelta, che ha sorpreso tutti, di Furin nello starting five, ripagata, quindi vuol dire che è un allenatore che pensa bene sempre a quello che fa a seconda anche dell'avversario che ha di fronte. È una delle fortune di Cividale, ci mancherebbe altro. Vogliamo vedere qualcosa sull'APU? Certo, assolutamente. E poi sì. Andiamo al discorso mercato. So che ti piace il discorso mercato. Sai come sono fatto? Non so se farti vedere, c'è comunque qualcosa da migliorare, l'abbiamo vista nonostante i 62 punti certo. Concessi a Ravenna, qualche difesa rivedibile, qui per esempio rivedibile, poi anche brava Ravenna, come in questo caso qui il cambio che viene punito con il raddoppio Monaldi Nobile che non riesce ad arginare il giocatore di Ravenna, con tra l'altro raddoppio che lascia molto libero per un'eventuale tripla l'americano di Ravenna, che comunque non serve. Qualche cosa per esempio su Gentile, che è un giocatore straordinario, che magari in difesa concede qualcosina, qui un close out lento da parte di Gentile a 2 secondi dalla sirena che viene punito, poi ancora un po' di ritardo nell'accoppiamento per esempio in questo caso, con il taglio profondo del giocatore avversario che non viene seguito adeguatamente per un jumper tutto sommato facile. Questo un po' per anche le penetrazioni qui in questo caso, con Michele che prova a tenere sulla linea, perfetto l'aiuto di Palumbo che va a chiudere, qui la difesa guarda un po' troppo la penetrazione, tutti e tre guardano e permettono a Giordano di avere una ottima linea di passaggio per andare a segnare una tripla, non so, sentivo Pietro. Mi sa che ha tossito. Ah vabbè, allora sta a posto così. No, ha detto... È tutto giusto, però se tu guardi nell'ultima azione c'è una penetrazione dal fondo con pochi centimetri di distanza. I tre davanti sono sulla stessa linea. Sì. Il piccolo che deve andare a marcare l'esterno che c'è qua in fondo non può essere in un'altra posizione che questa, perché
Lui, è lui che deve andare a marcare il tagliante centrale, certo, perché Gentile non ci arriverà mai, e quindi è spostato di lì. Questa tripla è arrivata per il buon lavoro che ha fatto l'attacco, non per il cattivo lavoro che ha fatto la difesa. Un ottimo. Perché su questo close out non ci arrivava neanche Bolt, quindi non possiamo chiedere questo. È ovvio che no, in questo caso si chiama restando lì. Un extra help, cioè, nel senso che non so se Palumbo è venuto ad aiutare su un giocatore che era dietro il tabellone, vicino alla linea di fondo, che ormai non, non poteva fare niente lì, non serviva un raddoppio, non serviva, quindi è stato un aiuto di generosità, ecco. Sì, esatto, e arriva la tripla di Giordano. Vado di nuovo alle cose positive, perché è stato il migliore in campo, lo dicono i numeri, Gaspardo, vediamo un po' le cose buone che ha fatto, qui... Semplicemente un concetto di fiducia. Quando la partita comincia a ingranare, fa dei canestri strepitosi Gaspardo, che però ha dato molta varietà di interpretazione del pick. Qui lo vediamo andare con Monaldi a giocarsi il pick and roll, va in pop, poi capisce che nessuno arriva a contrastarlo, può andare, quando prende velocità è difficile da arginare. Bel canestro qui di Gaspardo, che continua anche con questo lavoro, qui l'ottimo pick and roll e la qualità al rimbalzo offensivo. Una cosa che abbiamo visto a volte mancare, a volte peccare nella Pivot 2 al 2 Studine, Gaspardo ha fatto vedere invece in questo caso grandissime cose. E l'ultima roba che ti volevo far vedere sono due cose molto molto belle. Qui tutta la qualità dei giocatori, degli interpreti. Questo assist di Monaldi per Gentile in mezzo al traffico, che è qualcosa di molto bello, anche se poi Gentile ci mette del suo. E l'assist probabilmente più bello della partita, questa palla che scaraventa Palumbo a Pellegrino, che tra l'altro fa collassare tutta l'area, ci sarebbe Nobile libero, chiunque per tirare, ma giustamente Ciccio sente il profumo del canestro lì e fa due bellissimi punti su un grandissimo assist di Palumbo. Bellissimo, una mano. Due domande prima di passare al discorso mercato, Michele. Uno, cosa vi dà un giocatore come Monaldi, regista puro, molto geometrico, gran tiratore, tutto quello che vuoi, ma... Quanto vi può dare in termini proprio di ricerca delle spaziature, messa in ritmo dei compagni e quant'altro? Seconda, l'impressione che ho sempre avuto quest'anno è che qui stiamo parlando di giocatori che devono quasi sbloccarsi psicologicamente. Non è gente che, a cui non interessa, che chi se ne frega, vabbè, tanto pensiamo all'anno prossimo. Il contrario. L'esempio di Gaspardo, secondo me, è un giocatore che sperava, pensava, pensa di poter spaccare tutto, non ci riesce. Chiaramente c'è un'involuzione. Io la leggo così. Se, allora, discorso Monaldi, beh, Diego è intanto vincente. Quando vinci due campionati di Lega 2 vuol dire che hai la concezione di che cosa serve per arrivare fino in fondo. E in questo ti fa capire, e lui lo capisce molto bene, cosa serve in una squadra. Cioè lui sa che se doveva, era nella Napoli, che ha vinto contro di noi la finale, serviva un certo tipo di atteggiamento. In questa Udine, con grande talento e tutto, lui è entrato in punta di piedi cercando prima di mettere in ritmo tutti quegli ingranaggi che erano un po' in difficoltà. Quindi è sembrato che magari lui rinunciasse a delle iniziative, non volesse tirare, sembrasse col freno a mano, ma la realtà è che lui in quel momento lì cerca di tenere un controllo del ritmo che spesso quest'anno, per caratteristiche di squadra, perdavamo. Quindi un giocatore vincente è anche capace di fare un passo indietro verso se stesso, perché lui potrebbe veramente fare tirare molto di più, prendersi più responsabilità, ma però capisce che in questa squadra ricca di talento, ricca di potenzialità, c'è bisogno di mettere in ritmo qualcuno, e dopo ti arriverà lo spazio, perché dopo con questi talenti le difese ballano. Però lui ha fatto questa, è arrivato e ha capito subito questa problematica, e questo quindi fa capire lo spessore del giocatore. Vero. Rispetto alla seconda domanda, dico sempre che quando si scende dalla Lega 1 e si viene in Lega 2, non è facile, perché è un altro tipo di gioco. Non hai 5-6 americani che creano tanto e poi agli italiani danno lo spazio con quel metro di vantaggio, con quella responsabilità in meno, con la possibilità di giocare anche dei minuti e non avere addosso l'esigenza di doverla farla vincere. Quando arrivi in Lega 2, gli italiani devono farla vincere.
E quindi succede che, come ben tu sai, fare canestro o dover far canestro cambia la situazione. Cambia. E quindi ci sono dei giocatori che hanno voglia di dimostrare, voglia di fare, e spesso questo che cosa comporta? Che in un momento di difficoltà, che c'è, può succedere per tutti, ti racchiudi nel tuo giardino, nelle tue sicurezze, e quindi in quel momento lì ognuno di noi ha le proprie sicurezze, ma se ognuno di noi si chiude si inizia a vedere 5 giocatori e non una squadra, si inizia a vedere degli omini che corrono ma non sono connessi, e quindi questa connessione è quello che serve in questo momento, cioè ognuno le proprie paure, le proprie insicurezze deve cercare di condividere con gli altri, condividere i propri pensieri e mettersi a disposizione e sapere che ok, tu sei fatto così, ti rispetto, io sono fatto così, cerchiamo di trovare un momento e un'idea comune per riuscire poi a convivere in campo. Questa è la grande difficoltà. Si fa in allenamento anche, però spesso sono caratteristiche che ognuno ha. Certe cose nascono, ogni giocatore nasce con le proprie caratteristiche e non vuol dire che due grandi giocatori convivano bene assieme, quindi bisogna trovare questa sinergia che pian piano noi adesso stiamo lavorando per trovare. È vero. Con il rientro di Brisco adesso pare forse, comunque cioè, certo più talento c'è meglio è, però anche gli equilibri poi vanno ritrovati. Eh beh sì, anche perché adesso li hai trovati senza gli americani, esatto, gli americani uno dietro l'altro andranno a rientrare. A proposito di americani, ultima grafica nostra su quello che potrebbe essere, anzi quello che sarà uno dei temi da affrontare entro il 28, la finestra sugli under di febbraio, e poi vedremo quando e se si andrà a decidere qualcosa. Il giocatore su cui si sta puntando non solo Udine è Casarin di Verona, però Verona a sua volta deve trovare il mercante in fiera, qualcuno che lo possa andare a sostituire, se italiano, se straniero vistato o non vistato, quello che sarà, quindi non è assolutamente facile. E nel gioco degli incastri, qualora ci fosse la possibilità di andare a prendere un lungo, Udine ci sta ovviamente pensando. Il giocatore che abbiamo messo in... Fa riderissimo quel tricipite enorme. Enorme, sì, praticamente, è gigantesco. Ve lo lascio vedere bene, eccolo qua, salve. Sono piccolino. Salve, sì, sì, sì. Questo è un giocatore che attualmente è in forza a Treviso, ex Trieste, non un'annata spettacolare. È un giocatore molto verticale, gran rimbalzista, gran schiacciatore, intimidatore d'area. Un giocatore che obiettivamente farebbe assolutamente comodo, lo ha cercato la Fortitudo, Cook ovviamente, Derek Cook, l'ha cercato la Fortitudo, ha battuto a quattrini e la Fortitudo in questo momento passa. Che ne pensi di un APU eventualmente, Pietro, con un giocatore di questo tipo e Casarin nel motore, o stiamo facendo fantascienza, però il discorso lungo non è tanto fantascienza, anzi non lo è per niente. No, non è fantascienza, però fare qualche passo indietro ancora per cercare poi di trovare equilibri nuovi, perché questo giocatore è ovvio che giocando, sto parlando di Cook, è un giocatore che riempie l'area, vuole il pallone nell'area e vuole che la squadra giochi per dargli il pallone nell'area, quindi in quell'area lì ci sono già due o tre persone che possono fare la differenza. Uno è Gentile, l'altro è Nobile, l'altro ancora è Antonuti che si sposta magari sul perimetro, e poi c'è Cousin. Significa ricominciare, secondo me, a fare la pre-season quando devono cominciare i play-off? Non lo so. Indubbiamente Cook è un giocatore strabordante da un punto di vista fisico e da un punto di vista atletico. Però secondo me la cosa, quello che conta di più è avere adesso un equilibrio di squadra, come diceva Michi, un equilibrio non statico, ma un equilibrio solido che renda il tutto più facile anche l'ingresso di Casarin, per esempio, che potrebbe essere un ingresso importante per dare del fiato a persone che stanno tirando la carretta o per prendersi responsabilità, ma anche lì occorre avere i tasselli giusti al posto giusto. Non so se Michele è d'accordo, però la mia
La mia idea è quella lì. Io ti dico una cosa, poi do la parola a Michele. Ho chiesto anche a Treviso, dico, ma Treviso si opporrebbe a un'eventuale partenza di Cook? No, assolutamente no, e per quanto riguarda Treviso. Anzi, sarebbero contenti qualora si accasasse proprio a Udine, proprio parlato con Andrea Gracis. Beh, si sa della sinergia che c'è con Treviso, insomma, fra tifoserie, fra società. A me quella è una maglia molto cara. Adesso certo, vedevo certo. La maglia di Treviso con dietro tutte, non so, tutte gli scudetti. Io alzavo gli occhi e vedevo tutta la storia da Toni Kukoč, che è il mio grande idolo. Quindi, ripeto... Palaverde, insomma, grandi storie. Allora, discorso mercato è sempre un discorso... delicato, ecco, perché... Io non ci volevo far neanche entrare, da capitano. Io dico solo che bisogna essere molto bravi sempre, perché quando sono squadre così lunghe, così siamo partiti molto lunghi, con grande talento, con tanti giocatori, con tante personalità forti, ecco, e trovare le sinergie è sempre un gran lavoro, è sempre una grande fatica, che non sta nei 40 minuti che si vedono nella partita la domenica, ma sta in tutta la settimana, in tutte le difficoltà, in tutti gli scontri, in tutte le gioie, ecco. Quindi come diceva Pietro, una grande non è che se tu inserisci uno per forza dopo sei più forte, ecco. Quindi bisogna essere molto bravi a trovare sempre gli equilibri giusti, ecco. Quindi questa è la società, è molto attenta, c'è uno staff molto preparato, e quindi insomma il mio obiettivo è che chi arriva deve sentirsi orgoglioso di vestire questa maglia, deve sentirsi determinato ad arrivare fino in fondo e sapere che qui si gioca per sempre per traguardi importanti, per la società, per gli investimenti e per questo grande pubblico. Voglio ricordare che eravamo contro Ravenna, non una partita di cartello, ed era strapieno, quindi per me è una grande applausi. Gioia. Io invece ti voglio rubare 30 secondi alla fine, ricordando la grande presenza di pubblico contro Ravenna. Tu parli di futuri giocatori, io voglio farvi vedere un video di un ex, che guardate cosa ha combinato. Fischio che si alza dalle tribune per l'attacco Stella Azzurra. Rullo contro Montano, pick and roll laterale, show difensivo di Hill. Naturalmente si va da Wilson e gioca l'uno contro uno con Poz. Arresto, passaggio per Giacchetti, sporcato il possesso! Magata di Jacopo Giacchetti, che fa scomparire il pallone e riappare nel cotone del ferro dell'Allianz Cloud. Più uno, sempre lui, Jacopo Giacchetti. 4 secondi, 6 decimi, Montano la rimessa. Amato, Pullazzi, Hill e Poz provano a essere gli eroi in casa Wildcats. Amato, uno contro uno, tripla in faccia all'avversario! Amato! Uomo di Milano, per Milano! 3 decimi sul cronometro! Lui ce l'ha, eh. Beh. Fece vincere una partita a Verona, a Udine, c'era anche Michi, tanta roba. È l'uomo dell'ultimo secondo. Per salutarsi in maniera un pochettino goliardica, l'uomo che è dietro le telecamere, nonché il tuo presidente, ha preparato una canzone per te. Non sapevo qual era la foto. Se facevo così adesso era uguale. Identico. Robby, una cosa al volissimo, 30 secondi. Se devi cambiare, è meglio adesso se devi cambiare uno straniero o in prossimità dei playoff? Tanto non deciderà l'APU, perché obiettivamente ci sono tanti incastri da ottenere. Sono d'accordo con Pietro. Io non farei niente, lascerei. Ci sono già troppi... non problemi, già troppe complicanze adesso, e c'è tanto da lavorare. Aumentare il discorso o complicare ancora di più, perché si tratterebbe, appunto, come dicevamo, di dover mettere un giocatore che devi anche cambiare quasi modo di giocare della squadra. Perciò io è già stato fatto il cambio dell'allenatore, sono stati inseriti due giocatori importanti, uno che dicevamo prima, Monaldi, che negli ultimi due anni ha avuto in mano il bastone del comando di due squadre con cui ha fatto una promozione, perciò io direi di integrare queste due persone. Udine 1-2 cambi li fa ancora, se c'è l'Under 2. Li farà. Ognuno è libero di fare quello che vuole. Però per dirti, secondo me li fa. Io dico la mia, mancherebbe altro. Sono pienamente d'accordo con Pietro. A metà. Andare avanti. Press, tra Coppa Italia e promozione, scegliene uno.
Beh, sicuramente la Coppa Italia sarebbe una bella boccata d'ossigeno anche per poter arrivare prima, alla tradizione. Sul tavolo in vetro qua non si può fare niente. Comunque niente. Una cosa la dico, secondo me, per quanto riguarda l'APU, quindi la società, non è facile col nome dell'APU fare un campionato come quello che c'è stato quest'anno con tutte le difficoltà, e credo che in una maniera molto inedita la società sta lavorando, secondo me, bene. E come? Sia per il presente e anche e soprattutto per quello che riguarda il futuro. Noi che ci siamo abbastanza dentro, che quindi qualche cosa sappiamo, devo dire che si sta facendo le cose giuste, per cui anche magari un potenziale innesto è in una logica ben ponderata. Allora, Presidente, Coppa Italia, poi facciamo un bel biglietto da visita per la promozione. Fatto. Vengo con la Coppa. Magari. Anche noi, se noi abbiamo la prima partita con e viene anche Michele. La prima partita con Battipaglia in casa contro Battipaglia non sarà una. Però possiamo fare qualsiasi cosa. Io mi fermo, con abbiamo già sforato. Fermi con le mani. Pietro! Hasta luego! Dimmi. Ciao, no, ti salutavo. Luego. Abbiamo strasforato. Stefano, ciao. Michi, Leonardo. Ciao a Roberto, tutti. Dietro le telecamere il nostro amico Manlio. Ciao a tutti, ci vediamo e parleremo di derby. Ciao!